E buongiorno a tutti ragazzi, ben ritornati in un nuovo episodio di Mario Kart 8 Deluxe. Nello scorso episodio non ero con la videocamera, e nello scorso episodio non avevo questa qualità di video, e nello scorso episodio non avevo fatto niente, perché in questo episodio vedete delle belle differenze, la mia prestazione massima, io che sono il vero youtuber. E infatti quest'oggi andiamo a giocare da vero youtuber, vincendo qualsiasi partita nel nuovo trofeo che hanno appena aggiunto nel DLC. Quindi vediamo un po', oggi scegliamo un boserotto. Non li scelgo mai i boserotti, ma visto che la scorsa volta utilizzammo il boserotto Iggy, quest'oggi utilizziamo Wendy, perché è la mia boserotto preferita. Quindi vediamo un pochettino come possiamo utilizzare al meglio. Direi che per l'accelerazione, questo ci sta un botto, meglio dare il giusto peso alle cose, e per la velocità dovrebbe stare bene questa. Ok, è abbastanza di tutto, quindi mi sa che vada proprio bene tutto quanto. Per quanto mi riguarda, adesso, dopo aver fatto il trofeo roccia, andiamo a fare subito il trofeo luna. Quindi, let's go! Abbiamo un sacco di trofei, cioè abbiamo un sacco di percorsi da fare, un sacco di gare. Quindi vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare quest'oggi. Se mi vedete concentrato sullo schermo, perché lo schermo ce l'ho qua. Comunque, gita a Berlino, trofeo Luna, Mario Kart Tour. Quindi molti comunque di percorsi che sono stati scelti proprio per Mario Kart Tour e non comunque per giocare direttamente dei nuovi percorsi o comunque dei vecchissimi percorsi. E direi che la cosa è abbastanza buona per chi comunque non vuole giocare a Mario Kart Tour, ha comunque una bella sensazione, ovvero quella di giocare a Mario Kart 8 Deluxe avendolo già scaricato in anticipo, visto che questo gioco è uscito nel 2017. Scusatevi ragazzi, ma scusatevi. Quindi diciamo ci sta piuttosto bene. Spero che l'host sia anche molto bella, perché vabbè, dovrebbe essere bella l'host. Tutte le canzoni di Mario sono belle, soprattutto, ah ok, mi ricordo questa di Mario Kart Tour. Ok, questa la perderò sicuramente. In Mario Kart Tour la perdevo sempre questa partita, sempre, non c'era una volta che la vincevo. Quindi vediamo un pochettino quello che riesco a fare sapendo già di perdere. È impossibile che la riesca a vincere, ragazzi, è impossibile. Però se la fortuna è dalla mia parte, forse qualcosina si potrebbe fare. Forse, ok, ok, qua sono andato nella posizione pessima, sì, lo so. Riesco a prendere qualche altro cubo? I cubi non stanno, è vero? Sì, ok, perfetto. Perfettissimo, ragazzi. Inizia benissimo questo episodio, inizia benissimo. Basta, basta, taxi giallo, basta. Sta scocciando. Allora, no, davvero, non c'era il limite. Prima mi metto in confine, poi non c'è più. No, 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 due blocchi, ok, perfetto. Stella, Stella, Stella. Bellissimo, bellissimo, solo bellissimo, solo bellissimo. E adesso utilizziamo tutto, potere di Mario Kart 8 Deluxe. Let's go, baby, come on. Ma è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Solo bellissimo, solo stupendo. Stupendo quello che ha fatto Super Mario, soprattutto perché abbiamo maestrie di percorso e velocità differenti rispetto a Mario Kart Tour e a qualsiasi altro gioco. Abbiamo proprio tutta un'altra console, una console ibrida, e tutta un'altra tecnica di lavoro, comunque possiamo dire. E vediamo un pochettino di andare a prendere il Toad che sta qua avanti. È un Toad, sì, ok, un Toad. Ancora mi confondo pure con la miopia che ho, anche perché vedo lo schermo abbastanza piccolo. Forse dal prossimo episodio devo ingrandirmi un po' lo schermo di gioco, perché altrimenti qua davvero divento mio stigmatico ancora di più rispetto a quello che sono prima. Perché sì, i miei problemi visivi sono proprio quelli, il mio più astigmatismo. Però che ci possiamo fare noi? Di qualcosa dobbiamo pure godere, no? E qual è il problema? Non è sano. Ah no, vabbè, si scherza ragazzi, si scherza. Ovviamente questo canale molto simpatico, canale molto ironico, non perdete nulla per sé, tranne ovviamente tutto quello che dico riguardo a me stesso, perché è l'unica cosa vera. Per il resto, come voi giocate, come vi tratto eccetera, non è per nulla vero quello che dico. Se ovviamente qualche volta vi dico che siete dei pro, può darsi che siete anche dei nabbi e vi è andata bene la partita, e spero molto per me, perché a me non sta andando per niente bene la partita. Sono arrivato già nono. Perfetto.
Ma direi di non perderci in chiacchiera, di andare a vedere la prossima corsa, perché momenti salienti diciamo che non sono stati, non c'è stato letteralmente un percorso bellissimo da fare nei comunque giri che abbiamo fatto. Giardino di Peach del DS, mamma mia, che ricordi, che ricordi. Qua, se riesco a portarvi a Nintendo Switch, adesso che ho letteralmente tutto, adesso che ho la video capture, posso letteralmente registrare anche la Nintendo 3DS, non la Nintendo Switch. Mamma mia, che ricordi. L'ho giocata un sacco di volte, questa è una delle mie piste, non dico preferite, ma perché ho giocato a Mario Kart DS, sa di che cosa parlo. Ci sono un sacco di missioni da fare, e soprattutto qui molte da prendere, tipo il cubo dal catenaccio, mamma mia. Che ricordi, che ricordi, e pensare che questa cosa la feci non so quanti anni fa. Non so letteralmente, vabbè, ora è tutto cambiato, letteralmente è tutto cambiato. Anche la strategia di gioco è tutto quanto cambiato, però vabbè. Come ha fatto? Come ha fatto? Vabbè, detto ciò, direi di... Ma ci sono ancora le talpe? Ci sono ancora le talpe? Bellissimo, bellissimo, solo stupendo, solo stupendo. Tranne me che io non riesco manco a giocare. Non riesco manco a giocare. Io mi ricordo che qua il percorso andava fatto tipo all'indietro, ed era una cosa bellissima farla all'indietro, perché tipo dovevi gareggiare non solo contro Luigi, non solo dovevi andare all'indietro, ma non sapevi manco il percorso, perché era pure all'indietro. Cioè nel senso, come per dire, what does going? Però molto molto bello, molti bei ricordi. Soprattutto anche questo shortcut che ho appena fatto. Questo andava fatto per una particolare missione che veniva data. Quindi molto bello, molto pieno di ricordi. Ormai il titolo dell'episodio sarà molto bello. Non più il trofeo... che trofeo stiamo facendo? Il trofeo Luna. E poi anche bello il trofeo Luna, pieno di ricordi anche quello. Mario Odyssey, let's play che abbiamo già visto, ho già portato. Quindi, se volete andarvi a vedere anche Mario Odyssey, che l'ho fatto abbastanza bene gli ultimi episodi, non i primi. Non andatevi a vedere i primi episodi, dai, per favore, i primi due no. Cioè, letteralmente, lo tratterò come mancanza di rispetto nei miei confronti, perché letteralmente mi è venuta malissimo. Non lo volevo neanche pubblicare. Ah sì, questo me lo ricordo, anche nel Kart DS stava questo. Ho perso un po' di terreno, però si può recuperare forse. Anche se, ecco, mi ricordavo che c'erano delle misure punitive per quanto riguarda il Mario Kart. Però non vi preoccupate ragazzi, riusciremo a fare qualcosa. Anche perché abbiamo il fuoco. E il fuoco è il nostro amico. È il nostro amico il fuoco. È il nostro amico il fuoco. È il nostro amico. L'abbiamo colpito? No, 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 no. Tu non vinci. Tu non vinci. Mi dispiace. Si derapa. Si derapa. Si derapa. Si derapa, si derapa, si derapa, sì, sì che l'ho preso, sì che l'ho preso, sì che l'ho preso, raga, sì che l'ho preso, raga, raga, è buono, raga, è buonissimo, ok, no, l'ha sfiorato, perché, ho colpito, buono che ho colpito, sono quarto, impossibile che sono quarto, sono quarto. No, forse sono anche terzo. Sono quarto. Va bene, ci accontentiamo del quarto. Ci sono dei momenti salienti, almeno per ricordarci un pochettino di questa bellissima, e dico bellissima, mappa. Ok ragazzi, altro giro, altra corsa. Secondo me qua ci arriviamo davvero primi. Qua ne state certi che arriviamo primi. Ve lo prometto e ve lo giuro. No, vale quanto no. Sembra nuova, in verità l'hanno recentemente aggiunta su Mario Kart Tour, per recentemente intendo 5-6 mesi fa. Però Mario Kart Tour esisteva già da un bel po' di tempo, quindi sì. Però mi devo dire, Mario Kart Tour forse me lo dovrei anche ristallare. Come ho detto però, anche se lo dovessi ristallare diventerà letteralmente una droga per me. Perché quei giochi in cui bisogna giocarci ogni giorno, ogni singolo giorno. Perché non ci sono barriere difensive qua? Vabbè. Diciamo che è letteralmente una droga per me. Però vabbè, quelli sono altri dettagli alla fine che ci possiamo fare noi. Vediamo un po' come ci andiamo a comportare. Invece per quanto riguarda questo, ok, si prende il doppio power up. Il doppio power up, ok. Si va malissimo nelle curve, si va malissimo, ma ci si salva con questo. Ok, ok, buonissimo. E si arriva quinti, perfetto. Quello che volevo fare adesso, prendi il doppio power up, fai
questa scalata del successo, fare la scalata del successo, fare la scalata del successo. Ok, ok. Boom. Perfetto, perfetto. Si prende anche l'altro fungo e si passa già in quinta posizione. Ragazzi, la scalata verso il successo. La scalata questo è il successo. Raga, le curve non le so fare bene. Questa in pratica corsa sarà difficile da vincerla. Però secondo me si può fare, raga. Si può fare. Si può fare. Anche perché sono terzo. Sono terzo, raga. Sono secondo. Sono secondo, raga. Sono secondo. Sono secondo. Please. Non mi dare false speranze. No. Please. Please. Ora il bello è che posso fare anche dei giochi con la telecamera. Molto belli. Dai, dai, dai. Colpiscilo, 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 colpiscilo. No. Non l'ho colpito. No, tu terzo non arriverai, anche se l'è già diventato. No, no, dimmi che vola, dimmi che vola. Ok, volo con le ali dell'aurora. Dai, come on, come on. Ok, banana schivata. Please, please, dammi una chance di vincere. Dammi una chance di vincere. Ok, ok, se lo colpisce bene, non l'ha colpito. Forse qualcuno cadrà nel metranello, boh, non lo so. Ma fatta fine là, come ho fatto a finire là? Come ho fatto a finire là? Perché sono... Vabbè, io mi dissocio direttamente. Ma forse no. Ma forse no, ragazzi. Forse no, ragazzi. Forse no. E forse no, perché siamo in testa. Siamo in testa. Nessuno ci può fermare adesso. Nessuno ci può fermare. Avevo detto che sarei arrivato primo. E forse qua si può davvero celebrare la mia vittoria. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po' come ce la caviamo. Vediamo un po' come ce la caviamo. Vediamo un po' come ce la caviamo. Dai, come on, come on. Sì, let's go. Let's go. Primi, ragazzi. Primi, ragazzi. Ve l'avevo promesso. E siamo arrivati primi. Oh sì, ragazzi. La mia vendetta, la mia dolce vendetta. Ora vado a vedere un po' i momenti salienti per vedere un pochettino che cosa mettere nella copertina. E poi ci vediamo. Ok, ragazzi. Ci siamo. Prossima corsa. Ultima corsa. La quarta. E vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Vai, ragazzi, l'emozione, mamma mia. Tutte le piste al covalino, ragazzi, non so se ve l'ho mai detto, non le so fare. Vi giuro, sono le curve, quello è il problema, sono le curve. Non le so fare. Se arrivo ultimo, ragazzi, vi dovete scrivere tantissimo. Ho bisogno del vostro supporto. Letteralmente mi sono nel vostro supporto. E se non lo siete ancora, ragazzi, iscrivetevi al canale, è gratis, lasciate anche like. Oltre a questa parte monotona, che è solo questo. Ok, volevo fare il trick, però pensavo che si potesse deviare un pochettino, si potesse fare qualcosa. Ah, ma questo è lo da derapare. Ah, questo è lo da derapare. Ah, questo è lo da derapare. Ah, ora abbiamo scoperto il trucco. Allora abbiamo scoperto il trucco. E becco il triplo guscio. Buona. Ah sì, perché su Mario Kart Tour. Ok, questo è di Mario Kart Tour sempre. Per quanto me lo ricordo. Diciamo che il jump boost, quello che fa sempre per saltare, che ti dà molta velocità, è automatico. E tu puoi soltanto migliorarlo andandoci a cliccare proprio nel momento stesso in cui il gioco vuole. Però vabbè, diciamo, no, non mi sembrava il caso. Non mi sembrava il caso. Oh, le curve. Le curve, perché su Mario Kart Tour neanche esistono le curve. Neanche esistono. Perché le hanno aggiunte in questo gioco? Perché le hanno introdotte? Potevano anche toglierle. Non succedeva praticamente niente al gioco. Non succedeva niente. Anzi, anzi, secondo me veniva anche più giocato. Letteralmente, per le curve. Ma vedete anche i salti che bisogna fare. Bisogna essere proprio precisissimo a fare questi salti, che sono un botto complessi. Sono un botto complessi, perché sono complessi. Allora, non so se questi danno soldi. Ok, non danno soldi. Al contrario di quello normale. Odio questo gioco. Odio questo gioco. Odio questa parte. Ma forse no. Sì, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Deltaplano, deltaplano volante, deltaplano volante. Veloce come luce, veloce come luce, veloce come luce. Let's go, baby, come on. Come on. E dove sto andando? Dove stavo? Dove stavo andando? Va bene, ragazzi. Va bene. No. 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 Sto gioco lo odio. Sto gioco lo odio.
Sto gioco lo odio, lo disprezzo. No, sì. No. Sono arrivato ottavo, ragazzi. Sono arrivato ottavo. Ottavo. Sapete che significa? Sono sempre quarto. Come faccio ad essere sempre quarto? Anche la scorsa volta ero quarto. Vabbè, forse qua ci sono più momenti salienti. Il problema, ragazzi, che ho notato è che Wendy non sorride mai. Quindi fare la foto in faccia è soltanto quando è seria e dopo aver fatto una mossa. Quindi ho un dubbio per la copertina. Non so come verrà, però vabbè. Vediamo un po', ragazzi. Sì, questi sono un po' di momenti salienti, ma già visti nei momenti salienti precedenti, quindi non ci serve a niente. Comunque, il Lucky Tour ci fa i nostri più cari complimenti. Peccato, non siamo arrivati primi, ma ragazzi, completismo è mio onore, lo faccio lo stesso. Ah, ecco perché anche, mi sa che quando arriviamo quarti e non guadagniamo nessun premio, mi sa che ci dice sempre... che non abbiamo tipo fatto il trofeo. Perfetto, sì, giusto, perfetto. Ragazzi, aspettiamo il trofeo frutta, che sarà molto Yoshi, e il trofeo boomerang. E direi, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, soprattutto mettete tantissimi like e commentate se volete vedermi con questa inquadratura, ovvero l'inquadratura della Nintendo nuova più la mia faccia. Quindi, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.